Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Ti sarei grato se ti piace iscriverti al canale prima di iniziare il video. Non dimenticare di attivare le notifiche per le ultime notizie. Kanyaman ha terminato le riprese di Viola come il mare, una coproduzione di Lux Vide e RTI, in cui recitava Francesca Killemi. Allora, qual è il prossimo progetto del nostro bellissimo attore Yaman, il turco o Sandokan? Spieghiamo! Viola Vitale, Francesca Killemi, una donna bellissima e attraente che ha sempre lavorato nel giornalismo di moda, torna a Palermo da Parigi per cercare suo padre che non ha mai conosciuto. Lì, Viola inizia a lavorare per un editore online che copre la scena del crimine, collaborando con l'ispettore Francesco Demir, Kanyaman. Carismatica e seducente, ha un grande talento investigativo ma poca fiducia nell'umanità. In questo, è l'opposto di Viola. Estremamente intuitivo negli affari, Demir è anche impulsivo e pronto a piegare le regole. Viola come il mare andrà in onda mercoledì 14 settembre su Canale 5 la sua prima puntata. Veniamo ora a Sandokan, basato su un'idea del produttore Luca Bernabei, ispirato ai popolari 11 romanzi d'avventura del maestro scrittore italiano Emilio Salgari, racconta la storia del leggendario pirata del 19 gradi secolo e della sua banda, le Tigri di Monpracem, combattendo contro il potenza coloniale dei Paesi Bassi e dei Paesi Bassi. Il protagonista della produzione, Kanyaman, interpreterà Sandokan e Luca Argentero e il suo fedele amico e compagno pirata Yanez. Scritto da Alessandro Sermoneta Devils e Davide Lantieri, The Guest, lo spettacolo sarà una versione moderna del mondo di Salgari attraverso la forte prospettiva femminile di eroi coraggiosi come Lady Marianna, il cui cast non è stato ancora annunciato. La massiccia produzione da 50 milioni di euro, circa 900 milioni di lire turche, attualmente in fase di sviluppo dovrebbe iniziare le riprese principali nel 2021 tra gli studi proprietari Lux Vide a Roma e località internazionali esotiche. In effetti, Kanyaman si stava allenando duramente per il Sandokan ricco di azione. Prodotto da Luca Bernabei, la prima stagione con il potenziale per essere l'inizio di un format ricorrente, la produzione di 8 episodi è riuscita ad attirare l'attenzione delle principali emittenti e piattaforme in Europa. Tuttavia, come ho detto sopra, le riprese di Sandokan dovevano iniziare nel 2021, sono state posticipate al 2022. La notizia che è arrivata dopo mi ha rattristato molto, purtroppo la serie è stata posticipata al 2024. Le riprese di El Turco inizieranno molto presto. Arrivederci!